Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Paolo Del Debbio intervista il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si parte dalla riforma della giustizia, varata in CDM mercoledì. Abbiamo fatto una norma che riguarda il CSM, l'organo di autogoverno della magistratura, quello che decide gli avanzamenti di carriera e le questioni disciplinari dei magistrati. Abbiamo deciso di modificare la selezione dei componenti e di farla per sorteggio, perché vogliamo liberare la magistratura dal problema delle correnti politicizzate, afferma Meloni rivendicando la separazione delle carriere, da anni cavallo di battaglia del centrodestra e, ora, legge. Poi, altra stoccata proprio a De Luca, il governatore della Campania, dopo i discussi fatti di Caivano, piacere, quella STR e puntini sospensivi, della Meloni. De Luca passa le giornate a fare sproloqui contro tutti ma non ha mai usato una parola del genere con nessun altro. Quindi qual è il messaggio che stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente anche perché sono deboli. Le donne non sono deboli, io non sono debole, sono deboli i bulli, quelli che fanno i gradassi alle spalle ma quando li affronti come ho fatto io, i gradassi non li fanno più. E allora quella cosa la farei 100 volte non solo per me ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente, rivendica con orgoglio la leader FDI. Nel mirino ci finisce poi Giuseppe Conte. In questo caso viaggiamo verso la cintura nera per quello che riguarda le menzogne, lo inchioda il Premier. Il confronto TV? Certo. Guardi, stia fermo lì finché non arrivo. Non mi ricordo esattamente. Ma perché non abbiamo fatto il confronto con Conte quando era presidente del Consiglio e io stavo all'opposizione? Perché non mi ricordo esattamente, continua con aria ironica. Insomma la Meloni si difende su tutti i fronti, ma quale sarà la reazione dell'opposizione dopo questa intervista? Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.